30 anni di radio, di televisione, avete trattato in particolare il calcio ma anche il varietà. Cos'è cambiato in questi 30 anni e come avete fatto a rimanere così uniti? Non siamo uniti per niente, è cambiato tutto, però adesso dobbiamo andare sul palco, è troppo lungo spiegarti cosa, però è cambiato tutto. Sì. Non in meglio, no, certo, magari forse è cambiato in meglio, noi speravamo che cambiasse in meglio, ma purtroppo. Ho bevuto la Marocalice. Tra l'altro questa non è l'osteria, cioè hai detto un nome festival dell'immaginario, noi cercavamo un altro luogo. Noi lo sapevamo al contrario, lo stesso? Perché magari mi ha sbagliato. Sì, magari è una cosa in tutt'uno, può essere. Ma il nome è festival dell'immaginario o immaginario festival? Immaginario festival, è uguale penso. Allora, no. Pensa che se lo sapevo non venivo, per dire. Io pensavo a festa dell'immaginario. Esatto, dai. Vabbè, ormai siamo qua. Tanto è cambiato tutto, che te lo dico a fa, dai. Veloce che c'è Casciari, dai. L'importante è essere uniti e noi modestamente lo siamo. Non sappiamo il perché, ma siamo ancora uniti. La nostra è una, diciamo, una web TV di ragazzi, di studenti universitari e chi si affaccia. Purtroppo oggi, aggiungerei, però ci stava, adesso poi decidi tu se metterlo o no, però secondo me ci stava. Cosa consigliate a chi si affaccia adesso al mondo che voi avete iniziato 30 anni fa? Guarda, ci sarebbero tantissime cose, ma purtroppo dobbiamo andare sul palco e non possiamo rispondere a questa domanda, ma ci a un sarebbero... altro festival, esatto, tra l'altro, esatto, perché non è quello che esatto, esatto, comunque. Vediamo se la terza domanda è buona, vai. Invece per quanto... Ma erano buone le prime due, eh? No, sono risposte che fanno cagare, esatto. Ma le domande erano belle. Cioè tu tieni le domande e le giri a Casciari quando arriva che con due cose, ti fa l'intervista e non viene a romperci i coglioni sul palco noi, quindi dai. Vai. Perfetto. Vai. E diciamo che la televisione è ovviamente un ambito che voi avete iniziato poi dopo la radio. Ma quando dici voi, chi intendi? Intendo tutti e tre, ma adesso mi rivolgo a lui. Soprattutto ovviamente. Giorgio, perché tu sai che... Hai capito che da loro non cavi un ragno dal buco. Secondo fa, quindi. Dimmi. Mi scuso per l'aglio, ho mangiato i funghi con una quantità di aglio, alla brace con una quantità di aglio che non, un essere umano non può tollerare. E non ha bevuto, tra l'altro. Bene, c'è una ricetta perfetta per fare televisione? Sì, ma noi non la conosciamo, però di culo ci è andata bene lo stesso. Forse è per questo che siete perfetti tutti e tre insieme. Sì, probabilmente sì. Io ti avrei risposto così, sì c'è, ma è troppo lungo da spiegare, dovevo andare sul palco. Un festival che tra l'altro è un altro. Esatto, tante belle cose a tutti, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Viva l'università, sì. Viva la cultura, non so dove sia. Arrivederci. Dove cazzo dobbiamo andare?